Buongiorno, siamo all'Engim di Pinerolo, ente nazionale Giuseppini del Murialdo. Il Murialdo è il santo a cui noi ci ispiriamo, che nell'Ottocento, come santo sociale, si occupava dei ragazzi poveri per strada, cercando di dare attraverso il lavoro pratico una occupazione in azienda. Questo è quello che noi cerchiamo di perpetuare ancora adesso. In questa sede ci occupiamo principalmente della formazione dei giovani in uscita dalla terza media. Abbiamo circa 600 allievi su 7 filiere produttive. Ci occupiamo anche di corsi per adulti richiesti dalle aziende e di corsi anche per disabili. Abbiamo anche dei servizi al lavoro che sono sicuramente in collaborazione stretta con i nostri ragazzi in uscita, perché noi le facciamo la formazione, poi i servizi al lavoro in contatto con le aziende cercano le occupazioni per poterli inserire nel processo produttivo. Normalmente noi chiaramente abbiamo la peculiarità di far lavorare i ragazzi con le mani sulle attrezzature e le officine a cui noi siamo dotati. In questo periodo di emergenza purtroppo dobbiamo in qualche maniera dare lo stesso servizio, ovviamente cercando di cambiare un pochettino la modalità di erogazione di questi corsi. Non è facile, perché essendo una scuola di formazione professionale, chiaramente il segreto sta nel lavorare con le mani, noi la chiamiamo l'intelligenza nelle mani dei nostri ragazzi. Però ci stiamo attrezzando per poter supplire anche a questa situazione. Attualmente abbiamo messo nelle condizioni tutti i docenti, tutti i formatori e tutto il personale di poter operare da casa attraverso le attrezzature cui dispongono e anche quelle che abbiamo fornito in qualche caso, per poter contattare i ragazzi con dei sistemi di formazione a distanza. Ovviamente per la parte teorica questo è più semplice, per la parte pratica usiamo dei sistemi, delle metodologie di project work che ci aiutano a fare capire anche ai ragazzi e farle fare qualche progetto e che possa essere poi valutato e in qualche modo li faccia stare sempre nella materia. Purtroppo non tutti i ragazzi sono attrezzati, stiamo cercando anche da questo punto di vista di dare una mano per quello che possiamo attrezzandoli noi, oppure in qualche modo cercare di fare in modo che le arrivano attraverso i compagni, attraverso gli insegnanti, tutti i materiali che le possono servire. Non è semplice, è un lavoro che ti trova anche un pochettino impreparati dal punto di vista metodologico. Teniamo conto che noi utilizzavamo già la metodologia INFAD, informazione a distanza, per i corsi per adulti che chiaramente potevano essere erogati a distanza. Con gli adolescenti non è così immediato, ma diciamo che stiamo ottenendo un buon risultato. Dai riscontri che ho dai formatori, mi stanno dicendo che i ragazzi partecipano volentieri, sono motivati, anzi probabilmente i problemi che abbiamo nelle classi di disturbo, ovviamente, perché stare in classe e sentire la lezione un'ora potrebbe essere pesante, in questa modalità diciamo nuova vengono attirati e sono anche interessati. C'è anche un grosso appoggio da parte delle famiglie per aiutare questi ragazzi a portare avanti questo tipo di esperienza, che noi ringraziamo. E speriamo che questa emergenza possa finire in fretta, perché il servizio che dobbiamo dare a questi ragazzi è a tutto campo. Noi dobbiamo riuscire a inserirli in queste aziende, perché il loro futuro è quello poi lavorativo, che è lo scopo stesso della nostra esistenza. Engim Piemonte, come tutte quante le scuole del territorio, si sta, ripeto, modificando proprio la metodologia in maniera sostanziale, e penso che dopo che finirà questa emergenza questo ci aiuti anche come esperienza per portare avanti delle metodologie diverse che ci possano aiutare a 360 gradi a dare il servizio che cerchiamo sempre di dare. Il mio augurio è che questa situazione finisca presto e ci lasci con un'esperienza che possa essere arricchente, sono veramente servito a poco. Ne sono convinto che questo per i nostri ragazzi sarà un'esperienza che darà qualcosa in più di quello che abbiamo avuto fino adesso. Quindi, come si suol dire, tutti i problemi sono anche risorse, in questo caso a maggior ragione. Mi auguro per noi, per i nostri ragazzi e per le famiglie dei nostri ragazzi e per le aziende a cui noi diamo questo tipo di servizio, sia un'esperienza che lasci delle tacche, diciamo, positive nel percorso della nostra vita e del nostro percorso lavorativo. Arrivederci.